La recensione dello Spark è tra le più professionali che io abbia mai fatto. Ciao grandissimi e bentornati sul canale con questa nuova recensione. Oggi andiamo a vedere un po' più nel dettaglio l'ultimo drone che mi ha inviato DJI, ovvero il DJI Spark nella versione Fly More Combo. Forse vi ricorderete che un po' di mesi fa ero sceso a Roma assieme ad Andrea Galeazzi per prendere parte all'evento di presentazione del lancio, no, italiano, del DJI Spark, questo super drone piccolissimo, ultra tecnologico, che ci tenevano tanto a farmi vedere così che potessi anche parlarvene qui sul canale. Era una cosa che ha suscitato molto molto interesse. In tantissimi mi avete chiesto cosa ne penso. Io avevo fatto un video all'evento e non mi ha fatto una bellissima prima impressione, perché anche durante la presentazione c'era il tipo, no, di DJI che voleva far vedere tutte le varie funzionalità e non è che rispondesse molto bene ai comandi, è anche caduto per terra un paio di volte. Insomma, assieme al prezzo elevato e al fatto che non ti dessero neanche il radiocomando nella versione base, diciamo che avevo detto che avevo fatto ero sta- forse sono stato un pochino troppo duro. Infatti molte persone mi hanno detto: guarda che DJI non vorrà più collaborare con te dopo questi video che fai dove parli male dei loro prodotti. In realtà io non è che parlo male dei loro prodotti, dico solo le cose come stanno, perché lo sapete che quando faccio recensioni o cose esprimo semplicemente il mio parere sincero. E in quel caso avevo detto che sì, era un bel drone, un bel giocattolino, però molto costoso e che non faceva il caso mio. In ogni caso, nonostante io non ne abbia parlato benissimo, DJI me ne ha mandato uno nuovo di pacca da tenere, quindi o hanno molto a cuore il mio parere o più probabilmente hanno bisogno di pubblicità perché magari fanno fatica a venderli. Voglio stare attento a non rovinare il... Allora, questi sono tutti i manuali. Questo è il radiocomando e, come potete notare, è diverso da quello del Mavic, pur essendo molto simile. Poi abbiamo il caricatore. Queste sono le protezioni per le eliche e non le ho mai usate in tutta la mia vita. È davvero molto carina questa custodia, anche se in realtà trovo più funzionale quella del Mavic, che ha anche diverse taschine. Qui dentro, in questa scatola di polistirolo, è verde. Mi hanno dato uno Spark verde. Io non volevo essere scortese e dire che non mi piaceva il drone bianco, però è più bello verde. Cioè, è molto più bello verde. È veramente troppo bellino. Dentro ci sono anche le eliche di scorta e anche una batteria di scorta. Non dovrebbero esserci, cioè dovrebbe essere tre batterie totali. Comunque ti danno anche una scheda micro SD da 16 GB. Non è tantissimo, però è inclusa nella confezione. Questa è una cosa bellissima. Metto a caricare il drone. Non so se riuscite a vederlo, ma lo Spark sta tornando da solo al punto di partenza, ovvero qui vicino a questo albero. Non c'è modo di fermare la procedura perché la batteria è scarica, quindi adesso voglio vedere dove atterra. Sta arrivando un po' lontano da dove è partito. Sta atterrando nel fosso. No, porcaccia miseria. Bravo, non tagliarmi le dita. Qui, a terra. Oppone resistenza.
In teoria in questi casi per spegnerlo basterebbe girarlo sotto sopra, come se fosse facile. Allora, ragazzi, ho iniziato da qualche settimana a fare questa review e dopo tanti voli posso dirvi finalmente cosa ne penso del DJI Spark. Come forse avrete notato, non l'ho portato all'estero. Inizialmente il mio piano era quello di portarmelo dietro durante alcuni viaggi, però mi è arrivato dopo il viaggio in Sri Lanka e Australia e ho deciso di non portarlo in Polonia perché, avendolo provato, mi sono reso conto che... Iniziamo col dire che l'impressione che ho avuto a Roma si è parzialmente confermata. Nel senso, so che tutte le funzionalità automatiche sono migliorate perché hanno aggiornato il software, però rimane il fatto che è un drone carino, tecnologico, piccolo, leggero, compatto, portatile, ma costoso. Infatti, secondo me, tutto ruota attorno al prezzo, che a parer mio è eccessivamente alto. Però se vogliamo considerare il drone per quello che è, ovvero uno strumento per filmare, proprio una telecamera volante, come si comporta? Vale la pena? Allora, è un bel drone, non è una cinesata qualsiasi, ma è una cinesata di DJI. Molti lo screditano per il fatto che non abbia il 4K, ma secondo me il 4K è abbastanza uno specchietto per le allodole. È necessario fino a un certo punto. Certo, fa comodo perché comunque puoi croppare, puoi fare tante cose con il 4K perché hai un file più grosso, ma non è sinonimo di qualità video, perché lo Uniq Breeze 4K è un drone che filma in 4K, ma la qualità è quella di un beauty case volante. La telecamera dello Spark è quella di un telefono neanche troppo recente. Le fotografie e i video sono abbastanza mediocri, ma per iniziare vanno bene, penso. Si comporta così e così quando magari il sole comincia a calare, però in generale va bene, cioè ci puoi comunque tirare fuori delle cose. Non è all'altezza delle mie aspettative, ma non è neanche da buttare. È un po' una fase intermedia che verrà migliorata con il DJI Spark 2. Non potevano fare questo drone così performante come uno se l'aspettava, perché altrimenti non avrebbero nulla da mettere nel modello successivo per venderlo. Il gimbal non è buono come quello del DJI Mavic Pro, anche perché questo qui, quello dello Spark, non si gira in verticale, quindi non puoi fare le foto verticali che sono perfette per Instagram. Sarebbe diventato il perfetto drone delle Instagrammer, perché lo possono mettere nella loro borsetta e in 5 minuti riesci a farlo alzare in aria per farti una bella foto dall'alto verticale con te davanti un bel paesaggio. Ci vuole veramente poco, ma non si gira la telecamera, fa solo foto orizzontali. Questa secondo me è una gravissima mancanza. Le batterie durano abbastanza poco rispetto a quelle del Mavic, ma si caricano più velocemente. Inoltre il caricatore dello Spark le carica tutte e tre contemporaneamente, mentre quello del Mavic soltanto una per volta, ma attaccata allo stesso caricatore. La custodia del Mavic la trovo più comoda rispetto a quella dello Spark, ed è anche più bella quella del Mavic. E in generale lo Spark è sì più piccolo, più leggero, più compatto, proprio una roba portatile, ma in certe situazioni è più comodo portarsi dietro il Mavic, che sta comodamente all'interno di uno dei comparti destinati agli obiettivi nel mio zaino fotografico, mentre lo Spark, non avendo le alette che si chiudono, è un po' più problematico da trasportare, a volte occupa paradossalmente più spazio. Quindi come potete vedere è un po' bilanciata sta recensione, ci sono lati negativi e lati positivi. Sinceramente l'unico vero punto da tenere in considerazione secondo me è il prezzo. Se lo trovate a 100-200 euro in meno rispetto al prezzo che c'è attualmente su Amazon è ok. Soprattutto dovete tenere in considerazione questa cosa: senza radiocomando è praticamente inutile. Va tassativamente acquistato con il radiocomando, è una cosa importantissima, perché senza non riuscite a fare un sacco di manovre. Solo con il telefono puoi usare soltanto le modalità automatiche, che sono pericolose perché può andare addosso a degli oggetti, può far male a qualcuno e fa tutte quelle cose che normalmente uno avrebbe bisogno di un pochino di esperienza per fare, e quindi è soltanto una trovata per vendere il drone a chi non lo sa usare, quando con lo stesso prezzo puoi portarti a casa un drone un pochino più serio, buono per imparare, e dopo eventualmente venderlo per passare ad un Mavic. Poi c'è sempre da fare il discorso: vi serve realmente un drone? Perciò in definitiva a me l'hanno regalato, lo terrò e probabilmente lo porterò durante qualche viaggio laddove il Mavic non ha senso di essere messo nello zaino, tipo vado in Giappone a Natale, poi vado in Corea, non mi porto il Mavic perché so che tanto non lo posso far volare. Ma metti il caso che mi trovo in un parco gigante, ok, lo Spark può essere utile, quindi se riesco a metterlo all'interno dello zaino ben venga. Però se l'avessi comprato con i miei soldi non so se sarei rimasto soddisfatto o meno. Magari avrei cercato di osannarlo per giustificare il fatto che ci ho speso un po', però sì, diciamo che adesso che l'ho provato, se mi chiedessero di ridarlo indietro non me lo comprerei. Quindi se lo trovate scontato, ok, altrimenti meglio lasciar perdere. Poi vabbè, se siete pieni di soldi andate sul sicuro, vi divertirete un mondo, perché questo è il drone più divertente tra tutti quelli che ho e tutti quelli che ho mai provato. In modalità sport è una cosa
incredibile. Mi piacerebbe da morire volare in FPV. Tra l'altro DJI credo che abbia fatto i DJI goggles e c'è anche la modalità fixed wing, quindi diventa una cosa molto divertente. Magari potrei sfruttarlo sotto quel punto di vista, ma una cosa è sicura, mi sto dilungando troppo, quindi spero che la recensione di oggi l'abbiate trovata utile e interessante, e noi ci vediamo come al solito domenica alle 11 con una nuova avventura sul canale. Dovrebbero uscire i primi video dello Sri Lanka. Alla prossima. Comunque questa bellissima polo l'ho comprata in un negozio di vestiti usati in Montana per ben $4.